Zeman torna lì dove è cominciato il suo percorso da allenatore a Palermo. Tornano a sfidarsi due grandi blasonate del calcio meridionale. Tanti ex da una parte e dall'altra. Il Boemo cambia linea difensiva più alta con Markic preferito inizialmente a girasole. E la mossa, va detto, risulta essere altamente controproducente perché dopo appena 4 minuti il Foggia va già sotto. Sciacca sbaglia un disimpegno e proprio uno degli ex, Floriano, fa secco all'astra col piattone. Sfida tutta in salita per il Foggia, costretto subito ad inseguire, messo costantemente in difficoltà sui lanci lunghi degli avversari. Il Foggia si vede al decimo con un fiacco colpo di testa di Curcio che si spegne tra le braccia di Pelagotti. Al 17esimo la squadra di Zeman pareggia con Sciacca, ma il direttore di gara invalida per una sospetta posizione di fuorigioco di Ferrante. Le immagini, tuttavia, non sciolgono i dubbi e nemmeno il replay aiuta a capire. 20esimo, raddoppia il Palermo. Rocca perde un sanguinoso pallone nel cerchio di centrocampo. De Rose lancia in profondità Brunori che brucia sul tempo un lento ed impacciato Markic e batte a lastra. 2-0 e ciò che appariva complicato diventa maledettamente quasi impossibile, anche perché al di là del pallino del gioco il Foggia stenta a rendersi pericoloso. Al 23esimo ci prova col sinistro Ferrante, Pelagotti para in due tempi. Al 34esimo la palla più nitida della prima frazione dei rossoneri sul cross di Garattoni, Curcio appoggia di testa a Ferrante che da posizione favorevole calcia, però debole, para il portiere. Appare pensieroso Zdenek Zeman. La ripresa si apre con il Boemo che inserisce Rizzo, Pinna e Mercai dentro per Gallo e Merola. 53esimo, altra occasione per il Palermo. Brunori si beve un imbarazzante Markic e prova a sorprendere con un pallonetto a lastra, sfera oltre la traversa. Al 58esimo il Foggia ci prova con una conclusione di Peterman, para senza difficoltà Pelagotti. 65esimo, punizione di Brunori dai 20 metri, conclusione fuori misura. Minuto 68, il Foggia ci riprova con Ferrante, ma il colpo di testa dell'argentino si spegne sul fondo. Siciliani vicini al tris un attimo dopo, il tiro di Fella è respinto da Lastra che poi sulla respinta salva sulla corrente Brunori. All'85esimo però il Palermo cala il tris su un contropiede, Girasole commette fallo, l'arbitro indica il dischetto. Soleri non sbaglia freddando con potenza Lastra e chiudendo ogni discorso. 3-0 e gara in archivio con il Palermo vicinissimo al poker all'89esimo. Soleri di testa colpisce in pieno la traversa. In pieno recupero e Ballarini a divorarsi il gol del 3-1 che avrebbe cambiato tuttavia poco ad una serata da incubo per Zeman ed i suoi.